Buongiorno a tutti, sono Giulio, Tony Garuma, direttore creativo del Sensual Italia. Qualche consiglio utile su come asciugare i capelli a casa. Chiaramente si lavano bene i capelli, un buono shampoo, un buon conditioner. Il conditioner dalle medie lunghezze fino alle punte. Si risciacqua molto molto bene e si tamponano i capelli. Una volta i capelli tamponati si può aggiungere un pochino di siero, sempre sulle medie lunghezze e sulle punte. E da lì si va in pre-asciugatura. Usiamo cosa? Un phon e una spazzola piatta. La spazzola piatta a cosa serve? Serve per controllare i volumi mentre districhiamo i capelli e li asciughiamo. Quindi il phon dall'alto, questo è un consiglio molto importante, phon dall'alto, spazzola piatta e iniziamo a preasciugare i capelli. Quando siamo arrivati più o meno all'80% di preasciugatura, cambiamo spazzola. Da una spazzola piatta passiamo a una spazzola tonda. Questa servirà per dare più lucentezza e per accompagnare i capelli su un liscio morbido. Facciamo delle grandi sezioni, phon sempre dall'alto, mettiamo la spazzola sulle medie lunghezze e accompagniamo i capelli girandoli leggermente all'interno e così facciamo tutta la testa. La parte frontale la asciughiamo tutta quanta in avanti per poi pettinarla all'indietro e farla aprire con una riga naturale. Aggiungiamo un pochino di siero sempre sulle medie lunghezze e sulle punte per togliere l'elettrostaticità e per dare un po' più di lucentezza. Grazie a tutti e spero soprattutto di vederci presto nei nostri saloni. Buona giornata!